ce l'avrà testa per un mese dopo. Baby Shark, Mami Shark, buono. Siete pronte? Sapete la mia intro? No. Come no? No, aspetta. Io sono ferita. Non è tipo ciao a tutte e a tutte. Ciao a tutte e a tutte. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't. No, buon salve! No, sì, buon salve. Brava. Ah, tu mi hai delusa pienamente. Un punto per me. Buon salve! Benvenuti in questo nuovo video. Ciao! Oggi, ciao! Oggi mi trovo a casa di Elisina con un ospite speciale, la coperta di Elisa. No, c'è anche Virgi. E andremo ad assaggiare gli snack americani che abbiamo preso a Los Angeles. Non sono imbucata. Lei non c'era, ma l'abbiamo ospitata nel video. Abbiamo preso un sacco di cose. E tra l'altro faremo anche un video sul suo canale subito dopo questo, in cui proveremo altri snack. Quindi per vedere la continuazione di questo video andate a vedere anche sul suo canale. Yeah! E niente, iniziamo subito con il video. Dovete fare Chuck. Ah, Chuck. Questi io troppo voglio assaggiarli. Vai, iniziamo. Conoscete? Con i pochi. Sono stra famosi, sono tipo dei Mikado, però al cookies and cream. Wow, speriamo che siano intatti in tutto questo. No, è appunto perché siamo tornati da tipo 2 settimane, così sono rimasti spiaccicate in valigia tutto il tempo tra viaggio e tutto. E quindi speriamo non siano troppo spappolati. Vai. 3, 2, 1. Buoni. Buoni, ma non... cioè, bene, ma nulla non benissimo. Di che. Voto 7. Anch'io 7. Anch'io. Più che altro a me non piace il biscottino, tipo. Boh, cioè... è integrale? No, boh, la salsina è buona. Però... sono meglio Mikado, mi sa. Cioè. Sì, nulla di speciale. Quindi 7, tutte 7. 7. Cioè, dai, non siamo anche generose. Ovviamente Elisa inizia dal dolce, abbiamo anche cose salate. Vogliamo fare prima salato. Dolce, poi cioè come vogliamo fare? Vabbè, mi cioè a caso, vai. Quel che abbiamo, quel che ispira. Questi. Oddio. Quelli era l'unica cosa che non mi ispiravo. Delle patatine alla pizza con i peperoni, che sarebbe il salame piccante. Sì, però in realtà li ho già assaggiati. Queste? Sì, non ve l'ho detto, però so come sono sempre buone. Sono buone. Sono molto scettica. Cos'è? Hanno paura! Sono buoni, bruttissimi! A Venice Beach c'era, al posto che una persona che camminava mangiando il gelato, una persona mangiando una pannocchia piena di formaggio e paprika. Ci sono stranissimi. Sembrano tipo crocchette per i cani. Vabbè, 3, 2, 1. Meglio di quello che pensavo. Schifo. No. Mi piacciono un sacco, perché secondo me il problema è la cosina mollina in mezzo. Ma è buono quello, secondo me, invece, perché è buono perché sa un po' di paprichina. Io do voto... io 8. Io rimango sul 7. Io 5. Lo sarà che io ho fatto. Prendi i Reese's, sono curiosissima. Vai, di provare quale? I Reese's. Questo? Vai. Io non ho mai provato i Reese's in vita mia e sono tipo strafamosi. E questi però sono con dei cosini colorati in mezzo, abbiamo provato solo questi. Oh mamma, sono... smaciullato. Smaciullati, c'è su tipo una bavetta e tutto smorriccioso. Direi così, dai. 3, 2, 1. No, Vale, non puoi. Mm. Non te lo permetto. Mm. Io 10, raga. No. Sì. Sì, sì, sì. No, no, no. Io 6. 8. Ma perché a me non piace tanto le arachidi, le spagnolettine. No, preferivo ancora le cose alla pizza. Sì? Oreo cookies and cream, secondo me spaccano. Sì, questi tanto proprio. Spaccano un sacco. Ragazzi, ma sapete perché il pane non ha mai problemi? Non vogliamo saperlo. Perché lievita? No. Tieni. Ogni volta. Dai, io adoro fare queste battute. Vai, proviamo i Oreo cookies and cream. Ok, 3, 2, 1. Boh, io non sento l'oreo più che altro. No, io non sono tanto da dolci. Bianco. Quindi 5. No, io 7 perché sono più buoni. Sul salato. Ma sono buoni, però non sanno di oreo.
Sì, sono solo di cioccolato bianco, cosa li chiamano Oreo? Poi qua c'è tipo l'immagine dello stato finissimo di cioccolato e un sacco di crema all'Oreo. In realtà è tutto cioccolato e un puntino di Oreo. Secondo me 5,5, 6. No, dobbiamo provare questi, ragazzi. Sono i famosissimi tipo cereali. Perché fanno ste confetti? Ale, uno è partito. Uno è partito, ormai io senza fare allora i miei danni. Ispirano. No, guardate, ci sono i cereali a forma di arcobaleno. Ok, proviamo i cereali famosissimi. 3, 2, 1. A me è partito uno. Cos'è sta roba? Sono un po' molli. I cosi, questi qua sono tipo di avena. E poi ci sono i cosi colorati che sono tipo di marshmallow. I cosi colorati sono un po' tipo mollicci, come se fossero un po' possi. E invece possi? Questi qua, possi. Tipo io sono possa perché dico le battute strane. Però anche il pane quando è molle. Quando è un po' molle posso. Ma a me fanno cagare. E a me sta deludendo un po' tutto. Io questi qua do al 4. Cioè, a me questi qua piacciono, grazie. Vado di male in peggio. Questi qua 8. Facciamo queste. Vai. Che a lei non piacciono? No, lei fa: no, non prendere quelle alla cipolla. Io prendiamo quelle alla cipolla. Ale, vuoi sposarmi? Ops, ho sbagliato di dito. Ops. Ops, l'evento. Allora. 3, 2, 1. Questi spaccano. Questi sono buoni. Voto 9. 9 anch'io. Ma io 6 perché non mi piacciono le patatine o con queste cosine qua. Ma... top. Comprate quando andate in America queste patatine. Ragazzi, abbiamo anche rubato la bibita a Homer Simpson. Siamo andati a Springfield. Abbiamo qui la Duff, che è appunto la bibita di Homer Simpson. Oh, ma è energy drink. Ho bevuto una volta una Red Bull a luna di pomeriggio, non ho dormito per tipo una settimana. No, per un sacco di tempo. Non fate aprire le cose alla Vale. Vale, posso? Ok, ce l'ho fatta. Il colore è la cosa sembra più chimica di questo zucca. Mondo. Cioè, è arancione vellutata di zucca 2.0. Vai. Tipo crodino. È tipo crodino misto con la Sprite. Più buono del crodino, è più dolce. È meno gasato. Ma è zucchero puro comunque. Sì, è tutto, è una chimicata incredibile. Anche un po' di zucca. Ma dove? Psicologico. Appunto, perché sembra vellutata. No, io voto 6. Non mi fa impazzire, ma non è neanche male. Sì, anch'io. Ma più che altro io dopo tre sorsi sono già... Sì, dopo un po' ti dà... nauseata. No, io ho 5. Abbiamo qui anche un magico frappuccino di Starbucks. Non so in che condizioni sarà, perché l'abbiamo preso tipo 2 settimane fa, è rimasto nella mia valigia per 2 settimane. E vabbè, scade ad agosto, quindi... Beh, allora dovrebbe essere... Speriamo. Ed è un frappuccino alla vaniglia. Okay. Stiamo guardando come se dovesse esplodere. Sì, no, perché la Vale potrebbe farlo esplodere da un momento all'altro. Esatto. No, se col latte raga io sbocco. Vai. Vai, 3, 2, 1. Va, mangia l'odore. Oh! Cioè, è buono ma è troppo lattoso. Sembra un po' con il tipo un po' Nesquik. Io è bocciatissimo. Io ho 2. Quindi sei troppo di latte. Io ho 5. Io 6. Perché comunque secondo me dai è buono. Ha resistito a un viaggio. Esatto. L'hai lasciato. Per questo lo apprezzo, però no. Abbiamo qui gli Snickers White. E a cos'è che c'è? Caramello, peanuts, nougat, white chocolate. Secondo me a me non è che... Ah, secondo me è white chocolate. Però... Che buono, raga. No, sto male. Dentro è bello, è bello proprio. No, raga, questa è la fine del mondo, secondo me. Questi mezzi spappolosi. No, raga, questo è buonissimo. Ok, ci siamo. Usatelo. Sa proprio di buono. Sa di cioccolato bianco. Sa di caramello. Più buono il Reese's, però è buono. Secondo me è più buono quello con il cioccolato normale. Io gli do un 6 anche a questo. Io un 7,5. Un 5,5. Le Doritos. Le Doritos. Secondo me non mi piacciono. Nachos cheese. Questi mi ispirano, vai. No. A me di brutto, il salato l'odore non spacca. L'odore è... non dice niente. Sono buone come patatine, però boh, a me non piacciono. 9. A me piacciono. 8,5. Io 6, ma perché non mi piacciono le patatine. Andiamo di Skittles. Lei è scandalizzata dai miei gesti. No, paura, perché magari me lo tira addosso. Probabile. E nulla, sono stracuriosa perché non le ho mai mangiate. Io rosa. Sono Skittles, sono buoni, a prescindere. Buona. 8,5. Ma il problema di questo è che ne mangi una e dopo ne mangeresti altri 1000. No, ma ci stanno. 8,5. Tu? 8. Bene, queste qua sono promosse. Abbiamo trovato una cosa indefinita, non sappiamo cosa sia. C'è scritto Takis Fuego. Hot chili pepper and lime tortilla chips.
Questi bruciano. Artificiali, no, flower, no, cioè ma il sapore immagine sembrano tipo degli stecchini di carne. Sono piuttosto inquietanti. Extreme col peperoncino, aiuto, che ho paura. Appunto, ma poi mischiamo tutto, il frappuccino insieme alle cose, insieme alle caramelle. Ci viene il cagotto stasera. Oddio, ma il colore. Cioè, scusate, Sono dello stesso colore del divano. Raga, l'acqua è il frigo, ve lo dico. Tutto intero, dai. 3, 2, 1. Oh, ok. Buono. Non piccano così. Tremendo. Sta arrivando. Boh, a me piace il piccante, non lo sento tanto. A me sta arrivando. No, raga, buono. No. Buono. Volete l'acqua? Oh, lo senti ora? Ah, vedo che tu respiri e ti brucia. No. Non ho buono. Io ho avuto tremendo, uno, ma questo è uno proprio. Questo è stato il peggiore di tutti. Mamma mia, si è sentito tipo all'inizio il lime, non era male. Dopo mi è iniziato a salire tutto il piccante e... terribile. All'inizio sembravano, le San Carlo, quelle lime e peperosa. Dopodiché... San Carlo, Sono diventate... Le patatine alle... Io voto uno. Anche per me, tremendo. No, secondo me tipo 8. Cioè, a me piacciono tanto proprio. Allora, a lei non piacciono quelle normali? Esatto! A lei piacciono quelle... Senti, quelle normali, mi piacciono quelle... perché sono belle e speziate. Abbiamo qui la cioccolata Hershey. Non so come si pronunci, sentite? Tipo questi qua, strafamosi. E ci sono un sacco di gusti differenti. Io non sono capace ad aprire i pacchetti. Dovete sapere questa cosa. Ma c'è ancora il piccante. È banale cioccolato fondente. È cioccolato fondente, punto, stop, niente di più. Però non è molto buono come cioccolato fondente. E a me non piace molto in generale il cioccolato. A me sì, però questo no. Voto 3. Anch'io. Nulla di che, sì. Speriamo che gli altri siano più buoni, però li proviamo dopo. E l'ultima cosa che proviamo per questo video, perché poi abbiamo anche delle cose da provare nel suo, sono queste caramelle qui che... sono in condizioni un po' pietose, sono tutte spiaccicate perché ovviamente le ho tenute io in valigia. E sono tipo le caramelle che quelle che le caramelle che frizzano, sì. Il problema è sempre aprire. Ah no, ce l'ho fatta. Brava, Vale, stai migliorando. Work in progress, ragazzi. Anche perché se buttava quelle per tutta la casa diventava più, sì, un problema. È carino, c'è tipo la polverina color Tiffany, che è il mio colore preferito. Non so se si veda. Vai. Wow. Ops. 3, 2, 1. Sembra la carne che cuoce. Vabbè, di gusto niente di speciale, però funziona. Sono divertenti. Sì. Al gusto a me non piace, sapete? A me sì, invece. È tipo mirtillo. A me non piace, io due. Come due? Io 7. No, 6 e mezzo. 6 e mezzo, non sì. Esageriamo. Le mani un po' messe male le mie. Io c'ho tipo tra le unghie il coso rosso di quelle patatine terribili piccanti, va. Quelle se le tiene lei. Quelle buone, raga. Quelle sono il trash. Bocciatissime. Io sto continuando a mangiare i Doritos. Doritos top. Guarda, questa è la situazione in casa Maino. Ale! Ragazzi, c'è stato un salto temporaneo. Abbiamo appena finito di fare il suo video e siamo giunti alla conclusione. Cibo italiano a vita. È decisamente. Cioè, noi siamo partiti con un sacco di aspettative, infatti abbiamo dato subito voti stretti ai pochi, quei tipo Mikado. Mentre poi abbiamo constatato che erano tipo cose una delle più cose buone. Migliori. Secondo me gli americani vengono qua, provano una pizza, dei tortellini, vedono la Madonna scesa in terra. Comunque le cose salate sono le più buone alla fine. Sì, io la cosa che mi è piaciuta di più sono state nelle patatine del suo video, che sono qua. Queste qua, che sono la brutta copia delle Fonsis, quelle fatte male. E poi anche queste e queste. Noi siamo team salato. Lei invece... Ah, queste? Lei anche. No, ragazzi. No, quelle no. Quelle no. Io anche Reese's. No. Troppo io peanut butter. Troppo peanut butter lo mettono ovunque. Cioè, c'hanno secondo me anche il dentifricio al peanut butter. Cioè. E poi, vabbè, non li faccio vedere perché sono spoiler troppo del suo video. Però ci sono state delle cose veramente... pessimissime. Ma no, io questi ragazzi qui così sembrava dei cartongesso. No, vabbè. E niente, probabilmente ci verrà
un bel cagotto perché avevamo mischiato da bere con frappuccini, con patatine piccanti insieme a peanut butter e di tutto e di più, chi più ne ha più ne metta. Oh, parlo troppo. Fateci sapere se avete già provato qualcuna di queste cose. Queste provatele. No, e ragazzi, fidatevi di me. Io vi voglio bene, ci tengo alla vostra salute. Non fatelo. Fateci sapere se siete team dolce o team salato, perché noi due salato. Salato tutta la vita. Welcome in the USA. Ciao. Ma. Di chi sono? Mia mamma. Ho trovato gli occhiali della mamma di Elisa in casa, quindi ciao, volevo mamma. Concludere il video così. E niente, il video è finito. Speriamo che vi sia piaciuto. Vedo tutto storto. Se è così, lasciate un like, iscrivetevi al canale. Se no, non ho qua l'unicorno. Vi lancio Elisa a casa. No. Ce la farò. Ve la lancio a casa, no, vi lancio promesso. Le patatine piccanti. Le patatine piccanti, attenzione, quindi è una grave minaccia. E nulla, vi mandiamo un bacissimo. Mua! E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! 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 Ciao!